avete visto ragazzi nel torrente? Cari amici pescatori, ciao a tutti! Oggi voglio presentarvi l'ultima canna che mi sono costruito. Questa è una canna adattissima per il torrente. Una micro fishing adattissima per i piccoli corsi d'acqua. Guardate qua, mi sono costruito anche il mulinello da me. Sinceramente non possiamo considerarlo un mulinello, ma un raccoglitore di lenza. La canna è molto flessibile, molto sottile. Come potete vedere, guardate qua come si piega. Questo raccoglitore di lenza permette di allungare il filo o recuperarlo. Quindi ragazzi, è molto adatta per i piccoli corsi d'acqua. Era tanto che volevo costruirla. E devo dire che non è stata difficile come realizzazione. Ma la cosa importante è che non vedo l'ora di provarla nel torrente. Appena ci sarà una giornata di sole, ragazzi, tranquilli, andrò subito a provarla. Non vedo l'ora, ragazzi, guardate qua com'è flessibile. I vantaggi di una canna flessibile è che possiamo usare anche dei monofili molto più sottili. E poi una canna sottile stanca meglio il pesce. Guardate qua, ragazzi. Il bambù è veramente una cosa fantastica, è un materiale eccezionale, sa di pesca da altri tempi. Guardate qua ragazzi, per gli anelli ho usato delle spine da balia, ho messo degli anelli a serpentina e per il mulinello un rocchetto di plastica a cui ci ho inserito un filo di ferro piegato e un po' di sughero per fare la manovella. Quindi molto semplice. L'alloggio per il mulinello addirittura semplicissimo. Tutto qua ragazzi. Vai, ci vediamo nel torrente. Vai!
vista ragazzi nei piccoli sorrentini? Che divertimento! Pescando con una canna molto flessibile, corta, ci si diverte tantissimo ragazzi. È questo quello che conta nella pesca, divertirsi! Di garba troppi, pane ragazza, pesci anche di torrente, che scherzi, poi ora di merenda, ora siamo di garba. Si flette questa canna ragazzi, guardate qua che becca vedani ragazzi nel torrente. Ma avete visto la mia cannina come funziona? È molto flessibile ragazzi, è molto divertente, guardate qua. Questi capitanelli, anche se sono piccoli, tirano che è una meraviglia, si sente scuotere il vettino, che bel divertimento che è ragazzi. Al momento una canna di 1,60 m sembrerebbe corta, ma io sono sotto un albero, qui sono in un posto infrascato, quindi 1,60 m è più che sufficiente. E poi ragazzi è molto flessibile, è un divertimento unico. Vai ragazzi, i piccoli torrenti sono troppo forti. Un discreto cavedano ragazzi, niente male, come fletteva la canna, che divertimento. Vai, restituiamogli subito la libertà al nostro amico cavedano. Vai. Niente male, ragazzi.
Campetani ragazzi, avete visto nel torrente? Guardate qua, ciao nel Campetanello! Pescare nei piccoli torrenti è molto divertente perché siamo a contatto con la natura, con il verde, si sente il rumore della cascatina, è troppo bello! Pescare in torrente ragazzi è poesia pura, poi con una cannina flessibile, troppo divertimento ragazzi! Vai ragazzi, si continua a pescare! Questo è più piccolo, però con la canna flessibile anche il pesce più piccolo ti fa divertire. Ragazzi, ho ragione o no? Che divertimento ragazzi, troppo forte! Quanto mi diverto ragazzi, ma potete divertirvi anche voi con le piccole canne fatte da noi, che soddisfazione ragazzi, comunque la cannina sta funzionando alla grande, che divertimento, da certe scossoni sulla punta, sembra un pesce grosso invece è piccolo, ma anche il pesce piccolo è molto divertente. Altro Campetanello ragazzi, che divertimento, troppo forte. Bene ragazzi, un altro Campetanello da restituirgli la libertà. Titolo di informazione, io sto pescando con un nylon semplicissimo del 10, un galleggiantino molto sensibile, ve lo faccio vedere. L'amo del 18, tutto qui ragazzi, è un grande divertimento il torrente.
Guardate qua che bel parco, ragazzi! Questo è bello davvero, eh! Avete visto, ragazzi, nel torrente? Guardate qua! Che parco, ragazzi! Oppla! Ora si slama, ragazzi! Ecco qua, guardate qua che bel barco, ragazzi, questo è veramente bello, guardate qua, avete visto che bel barco e come l'ho stancato bene con questa canna flessibile, dava certe puntate, ma la canna flessibile ammortizza molto bene le fughe del pesce, è stata una bella soddisfazione, ragazzi, questa canna ha risposto alla grande, troppo forte la pesca in torrente, dai! Che bel regalo mi ha fatto oggi il torrente! È questa la magia della pesca! Ragazzi, barbica vedani, di tutto di più, il torrente è veramente troppo caldo, vai, ciao bel camminarello. Altro barco, ragazzi, niente male, eh? Avete visto il torrente che bei regali ci fa? Questo è un po' più piccolo, ma comunque è sempre un barbuccio. Vai, ciao bel barbo! Cari ragazzi, la mia cannina ha funzionato benissimo, ma avete visto com'è flessibile e che bel barbo ho preso? Poi ne ho preso anche un altro, qualche bel cavedano. Qualcuno mi è scappato, non ho potuto firmarlo. Comunque, ragazzi, farsi le canne da noi è veramente una bella soddisfazione, perché ce le facciamo come vogliamo, molto flessibili. Guardate qua, ragazzi, anche un mulinello fatto da me, ma a parte questo, avete visto che soddisfazione c'è a pescare nel torrente? Siamo a contatto con la natura, nessuno ci disturba, siamo noi e il pesce, è solo un gioco d'astuzia. Bene, ragazzi, vorrei salutare però il gruppo Amici di Sanpei, che si trova sia su Facebook che su Telegram. E questo, ragazzi, è veramente un gruppo fantastico. Sapete perché? Perché tutti si consigliano. Uno domanda che canna mi consigliate per lo spinning, per il mare, canna fissa, la bolognese, e tutti rispondono. Siamo un bellissimo gruppo e molto gentili, me ne sto accorgendo. Veramente sono soddisfatto di questo. Ma il merito, ragazzi, è tutto vostro, che fate parte di questo gruppo, il merito è solo voi, è solo di voi, ragazzi, quindi vi ringrazio tantissimo. Poi vorrei salutare anche tanti amici di YouTube, non ho portato un foglio per salutarvi, ma sappiate che tutti che guardate questo video sentitevi salutati. Cosa vi devo dire? Costruirsi l'attrezzatura è veramente fantastico, è veramente bello essere a contatto con la natura e divertirsi, perché quello che conta nella pesca, ragazzi, è divertirsi. Mi raccomando, continuate sempre a iscrivervi al mio canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi, e che Sanpei sia sempre con voi. Vai, ragazzi, ciao ciao.